Sarà il Pisa dell'ex Moscardelli l'avversario dell'Arezzo nelle semifinali playoff. Dall'urna di Firenze è uscito il Super Derby, andata ad Arezzo mercoledì 29 maggio, ritorno la domenica seguente a Pisa. Arriva dunque una partitissima dalle mille palpitazioni all'indomani della grande prestazione amaranto di Viterbo. Dopo il 3-0 dell'andata, forse la squadra di Dalcanto ha giocato ancora meglio nella gara di ritorno contro la Viterbese. Gli amaranto hanno dato la sensazione di essere scesi in campo come se non tenessero conto del grande vantaggio accumulato al comunale e dopo un primo tempo finito senza gol, nella ripresa colpiscono prima con Belloni e poi con la fantastica rovesciata di Pelagatti. Per entrambi si tratta del primo gol stagionale. Tutto l'anno che soffrivo perché non riuscivo a segnare, mi sarebbe piaciuto segnare sotto la curva, ho sempre pensato durante tutto l'anno, penso in una partita così importante segnare un gol sotto il settore ospiti, un bel gol, penso che c'è la gioia indescrivibile. Palla alta, spalla alla porta, la prima cosa che ho pensato di fare la rovesciata, poi è venuta anche bene, quindi però mentre arrivava la palla ho detto faccio gol, l'ho pensato subito, poi dopo fortuna, bravura, tutto, insomma si è messa la palla, è andata all'angolino, insomma però un'emozione pazzesca senza dubbio. Non ne potevo più, è una gioia veramente grande perché dal ginocchio alla febbre all'ospedale, poi comunque anche col fatto di scendere di categoria comunque ci sono pressioni, anche persone che mi stanno vicino vorrebbero che, perché effettivamente negli ultimi mesi non ero il Nicolò dell'inizio stagione, lo sono consapevole. Però con l'aiuto di tutti, la dedizione, questo gol mi ha aiutato e mi dà fiducia. Un 2-0 che manda in visibilio la tifoseria, l'armata amaranto ha letteralmente invaso Viterbo. Arrivati a questo punto, l'Arezzo è pienamente in corsa per la promozione in Serie B. Evitati gli scontri con la Triestina, guidata dal mai dimenticato Massimo Pava nel della Piacenza, arrivato secondo nel girone dell'Arezzo, e il Trapani, la seconda del girone C, che ha pescato il Catania in un derby dunque tutto siciliano. Sarà Arezzo-Pisa. Anche questa volta l'Arezzo dovrà cercare di vincere almeno una delle due sfide o comunque segnare un gol in più degli avversari. Siamo venuti a giocare in un campo difficile con grande personalità. Era quello che ci eravamo imposti tra di noi perché sapevamo che qualsiasi altro atteggiamento sarebbe stato rischioso, quindi sono contento della prova di forza che hanno dato i giocatori in un ambiente ostile, in un campo difficile contro una squadra forte. Sì, quella secondo me l'avevamo già acquisita, se no non avremmo fatto partite di questa levatura qua in gare importanti così. Chiaro che ora più si va avanti più incontriamo squadroni, però siamo arrivati in semifinale, ci giochiamo le nostre chance di andare in B, né più né meno come le altre. Non vogliamo alti, sappiamo quali sono i nostri limiti, ma sappiamo anche quali sono i nostri pregi. Siamo preoccupati di chi andiamo a incontrare, ma sarà preoccupato anche chi incontra noi. Sì, è una grande partita, particolare perché c'era molta tensione, però devo dire che essere arrivati qua è la dimostrazione che quest'anno veramente i ragazzi hanno fatto il massimo, perché abbiamo un allenatore che ha perfezionato veramente una squadra ottima. Sì, qui sembra di ripetersi, però effettivamente ogni partita scopriamo veramente una grande unità di intenti, quindi una grande squadra che porta sempre risultati migliori, quindi questo ci rende veramente molto soddisfatti. Sì, abbiamo una maturità che è cresciuta partita dopo partita, quindi anche in queste situazioni particolari, delicate, quindi stiamo appunto superando dei turni non facili da superare, quindi tutto questo dimostra che nel corso dell'anno sono state veramente messe a punto le qualità di questi ragazzi.